Bentrovati, gentili telespettatori. Il direttore Antonio Marino è già pronto per parlare con noi, per informarci su pillole di economia, per capire come è l'andamento attuale, quella che è stata anche la stagione turistica cilentana, quella che sarà, perché ricordiamolo, non è ancora terminata. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, direttore, cosa ci racconti di nuovo? Come pensi stia andando, insomma, la nostra realtà economica dopo i due mesi estivi? Ma insomma, un po' di ripresa si vede chiaramente, anzi in questo periodo, gli ultimi giorni di agosto, c'è stato un flusso enorme sulla statale 18, traffico enorme, intenso. Insomma, diciamo che l'estate è stata breve, anche se molto calda, ma molto breve, alla fine ha scontentato un po' gli operatori turistici, però insomma c'è stato. Nel Cilento, io vedo anche nella zona interna della Valle del Calore, Aquara, eccetera, non avevamo mai visto tante persone, tanti ristoranti completi, agriturismi completi. Insomma, dobbiamo dire che c'è stato un periodo breve ma intenso di presenze, insomma, non possiamo lamentarci. Direi una ripartenza dopo le... durato anche il mese di settembre. Eh? Sì, dicevo una... durato anche il mese di settembre, sarebbe andata anche meglio. Ma sicuramente comunque qualche presenza in più rispetto all'anno scorso appunto la avremo. Io sono molto fiducioso. Dicevo, una ripartenza dopo le ferie, anche se il direttore Marino non è andato in ferie, una ripartenza alla grande con la sponsorizzazione della Salernitana, quindi l'inizio del campionato, l'abbiamo visto domenica, anche se è andata male, insomma, il risultato, però per la pubblicità, insomma, della BCC di Aquara è assolutamente importante, no? Per tutto il territorio. Ah, ci ha dato una grande visibilità la sponsorizzazione della Salernitana come main sponsor sulla maglietta. Domenica scorsa la partita con la Roma era sponsorizzata dalla nostra banca, e anche la prossima col Torino sarà sponsorizzata dalla nostra banca. Era la prima partita in casa di questa nuova diciamo vicenda della Serie A. C'erano 13.000 spettatori allo stadio, innumerevoli spettatori sicuramente davanti alla TV in tutta Italia, su DAZN, no? E quindi diciamo che ne abbiamo avuto una grande visibilità. Purtroppo il risultato non è stato favorevole. Insomma, a metà partita ci eravamo illusi quantomeno per il pareggio, poi è andata male. Insomma. E quindi speriamo nelle prossime partite. Certo, c'era Mourinho, c'era la Roma, insomma, tante cose belle a Salerno, ma questo è il palcoscenico della Serie A, lo sappiamo tutti, ecco perché dobbiamo stare più vicini alla squadra, perché il passaggio di categoria non è facile e quindi stanno pagando questo scotto. Speriamo che si acclimatino presto, ci sia questo periodo di acclimatazione, così dopo combatteranno alla pari, spero. Direttore, sei stato presente anche ad Agropoli con la presentazione, insomma, l'ospitalità di Gravina, insomma, è stato davvero un momento importante anche per tutti noi dal punto di vista sportivo, no? Ma la squadra di Agropoli ha compiuto 100 anni di iscrizione all'albo delle squadre calcistiche. Questo evento è stato un evento raro, è stato onorato anche dalla presenza del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che io lo conosco da tanti anni per altre cose in campo bancario, non in campo calcistico. Ebbene, è stato un piacere, è venuto pure nella filiale nostra ad Agropoli a farci visita, è stato un momento bellissimo. Io sono orgoglioso di questa sua presenza in mezzo a noi e quindi è stato un momento interessante. Tra l'altro ho seguito con attenzione il suo discorso fatto nell'aula consigliare di Agropoli, un discorso di alto profilo calcistico e sociale, quindi diamo atto a Gravina di essere un ottimo presidente della FIGC,
indipendentemente dal fatto che abbiamo vinto l'europeo e speriamo di vincere anche le prossime partite. Per terminare, direttore, settembre, insomma, si riparte dopo le ferie, lo dicevamo prima, e si dà anche la possibilità a tanti imprenditori di usufruire di una serie di servizi, non solo bancari, ma anche dal punto di vista dei fondi strutturali, quindi moltissimi stanno già organizzando, insomma, la loro realtà per i famosi recovery fund. Tu che cosa stai preparando, insomma, in merito? Stai avvertendo un po' di impegni da parte degli imprenditori in questa direzione? Ma col recovery fund noi abbiamo, a mio modesto avviso, un'occasione storica per il Sud Italia soprattutto. Però la politica, il palazzo, diciamo, deve finirla col populismo, deve cominciare a fare le cose che contano, le cose serie, anche cose impopolari, che è l'esatto contrario del populismo, ma che purtroppo l'Italia ha bisogno, cioè insomma c'è bisogno di una crescita reale. Oggi siamo, la crescita è intorno al 2,7%, però tenete presente che il 2,6%, cioè quasi tutto, viene dall'aumento dei consumi privati, non viene da investimenti esteri in Italia, per esempio, che sarebbero utilissimi, non viene nemmeno da investimenti nostri con fondi dello Stato. Tutto gira adesso sui consumi delle famiglie. Ecco perché è fondamentale che ci sia il vaccino, perché col vaccino abbiamo ripreso a muoverci. Se ci dovessimo fermare di nuovo, si chiuderebbe, e chiudere di nuovo oggi sarebbe la fine. Questa è la preoccupazione delle imprese soprattutto. Questa è la preoccupazione di chiunque ha dei beni al sole e ha bisogno dell'economia collettiva per poter andare avanti. È chiaro che oggi in Italia, diversamente dalle altre nazioni europee, scontiamo delle difficoltà endogene, nel senso che, per esempio, non c'è certezza dei pagamenti. Non ci può essere buona economia se non c'è certezza dei pagamenti. Oggi, se uno non ti vuol pagare, tu ti devi appellare solo alla sua coscienza, perché se aspetti il pronunciamento del Tribunale Civile ci vogliono 5-6 anni, e quindi è una cosa inconcepibile. Questo è il primo regalo che si dovrebbe fare alle imprese, quello di mettere in Italia sullo stesso piano debitore e creditore. Oggi tutta la normativa è sbilanciata a favore dei debitori, non dei creditori. Quindi certezza dei pagamenti è quella che dobbiamo chiedere, è quella a cui dobbiamo mirare, altrimenti non si va da nessuna parte. Stamattina è venuta una brava ragazza che è una delle poche giovani imprenditrici che tiene una fabbrica di oggetti di polistirolo in agricoltura, eccetera. Ma mi diceva che tiene un contenzioso con un suo cliente, no? Che puntualmente gli manda indietro ogni fine anno, gli fa gli impagati sugli assegni. È arrivata anche ad una cifra significativa. Ah sì, ha fatto il decreto aggiuntivo, ma la causa è stata fissata a fine 2022. Cioè, in effetti, questo la giustizia gli ha dato a questo debitore un altro anno di legittimamente gli ha dato un allungamento della scadenza di un altro anno, fermo restando che poi arriveremo a fine 2022, non si sa se quel giorno si deciderà o ci sarà un'altra proroga per un'altra udienza, no? Che poi non capisco, nelle cause civili dove la prova è più delle volte, che problema c'è, che motivo c'è di rinviare un processo? Basta vederlo, discutere, e in 3 minuti si può decidere, perché è talmente evidente il più delle volte. Ma io dico anche di più, per non intasare i tribunali di queste cose dove ci sono delle prove documentali, sì, perché non le diamo alla Guardia di Finanza e diciamo: cara Finanza, vedi chi ha torto dei due, e vagli subito a fare un accertamento fiscale. Quella, già la preoccupazione di un accertamento fiscale farebbe rinsavire tanti cattivi pagatori.
È vero, direttore. Bene, allora noi ti ringraziamo, sono assolutamente delle pillole che fanno riflettere e noi ci auguriamo, insomma, di utilizzarle al meglio per il nostro interesse anche e soltanto economico. Grazie, direttore. Grazie a voi e non dimenticate di parlare bene della Banca di Credito Cooperativo di Aquara. Assolutamente lo facciamo sempre. Come dice il Papa, ogni volta che conclude dice e non dimenticate di pregare per me. Io dico non dimenticate di parlare bene delle cose buone che fa la Banca di Aquara. Assolutamente, ma poi lo dimostrano anche i fatti e i tanti clienti che ogni giorno aumentano sempre di più. È vero. Ciao direttore. Ciao.